Buona giornata e ben trovati per la prima edizione del telegiornale Veglia di Preghiera giovedì a Londra, organizzata dal sindaco Sadiq Khan dopo l'attentato di mercoledì vicino al Parlamento in inglese. In centinaia hanno partecipato alla veglia voluta dal primo cittadino. Lo stesso ha detto: i londinesi non si faranno mai intimorire dal terrorismo. Ricordiamo che l'attacco è costato la vita a 5 persone. In hanno partecipato alla veglia che era partita attraverso un tweet del primo cittadino britannico. La nostra risposta a questo attacco alla nostra città ed al nostro stile di vita ha dimostrato al mondo cosa significa essere londinesi, ha concluso Khan in una ferma condanna al terrorismo. Sul fronte delle indagini dell'attentato di mercoledì scorso ci sono delle novità. Infatti, 5 donne e 3 uomini sono stati arrestati in 2 distinte operazioni a Londra ed a Birmingham. Intanto l'ISIS ha rivendicato l'attacco e l'attentatore è stato identificato in un uomo di 52 anni che viveva nel Kent. Le forze dell'ordine avevano fatto sapere anche che era un uomo su cui non c'erano particolari finalità terroristiche. Intanto i direttori delle scuole francesi hanno ricevuto una circolare che ordina la sospensione di tutte le gite nella capitale britannica, salvo naturalmente le soste per transito. Circa 4.200 studenti francesi che sono a Londra in questi giorni sono autorizzati a proseguire il viaggio. Spostiamoci adesso infatti locali a Cerignola. Si è svolta giovedì sera una manifestazione di cittadini e commercianti della città ovantina per protestare contro il provvedimento del sindaco locale Metta in merito allo stravolgimento degli incroci stradali e alla zona a traffico limitato. Un migliaio di persone hanno partecipato alla manifestazione che è partita dalla Chiesa del Carmine, si è poi conclusa davanti alla sede del comune. Non c'è stato l'incontro con un rappresentante comunale o con il primo cittadino. Secondo alcune fonti di informazione, per evitare tensioni, il comandante della Polizia Municipale Delvino si è dovuto barricare nel suo ufficio protetto dagli agenti del commissariato locale. I primi commercianti hanno ottenuto comunque un risultato, ossia il protocollo del documento con le richieste al sindaco e la promessa di un incontro nella giornata di lunedì prossimo con il primo cittadino. Bene, per il momento è tutto per quanto riguarda questa prima edizione del telegiornale. Grazie per la vostra attenzione. Prossimo appuntamento, come sempre, alle 14. A più tardi.